Appuntamento del corso di cucina vegana per il progetto Creabili, l'officina del fai da te. Oggi vedremo falafel, hummus, salsa greca tzatziki e formaggi vegetali, un formaggio a base di anacardi e una mozzarella vegetale. I falafel sono delle polpettine di ceci, per 4 persone abbiamo messo 300 g di ceci cotti, 5-6 cucchiai di farina integrale di frumento, un po' di prezzemolo, succo di un limone, mezzo aglio e sale. E quindi abbiamo frullato i ceci insieme all'aglio e il prezzemolo, abbiamo fatto tipo un impasto, poi ci ho aggiunto la farina. Ho impastato tutto, un po' di sale, poi ho preso una padella, ci ho messo un filo d'olio e ho fatto prima delle palline e le ho fatte rosolare nella padella. Il tempo di rosolarle di qua e di là, insomma, a dorarle, poi sono cotte. Falafel li abbiamo messi insieme alla salsa tzatziki, una salsa greca fatta con yogurt di soia bianco non zuccherato, ci va del succo di limone, dell'aglio e i cetrioli. E per 4 persone ci vanno 2 cetrioli, possibilmente o biologici però con la buccia, che vanno grattugiati, 500 g di yogurt di soia, mezzo aglio, mezzo limone e praticamente va grattugiato il cetriolo e poi dopo in una terrina si mette lo yogurt, il cetriolo insieme, l'aglio tritato, filo di sale e succo di mezzo limone e si mette in frigorifero. Abbiamo fatto l'hummus, è una crema di ceci e per 4 persone abbiamo messo 250 g di crema di ceci cotti, mezzo spicchio di aglio, un cucchiaio di tahin che è una crema di sesamo, succo di mezzo limone, un po' di prezzemolo tritato, un po' di olio d'oliva, sale e pepe quanto basta. Praticamente vanno frullati i ceci insieme all'aglio, il prezzemolo, la salsa tahin. Va tutto frullato, se vediamo che l'impasto è troppo denso ci possiamo aggiungere un po' di acqua. Lo togliamo, lo mettiamo in una terrina, in un contenitore, lo mettiamo in frigorifero, poi quando lo tiriamo fuori dal frigorifero si può servire sui crostini, ci mettiamo un filo d'olio e un po' di prezzemolo. Abbiamo messo 100 g di anacardi, 75 g di tofu, succo di mezzo limone, 4 cucchiaini di lievito alimentare, 4 cucchiaini di agar agar, 400 g di acqua, olio e olio d'oliva, ovviamente sale. Abbiamo frullato gli anacardi con il limone, abbiamo messo il tofu, la cipolla secca, un cucchiaino di aglio disidratato e mezzo di cumino. Abbiamo tritato tutto e ci abbiamo aggiunto 200 g di acqua, 200 ml di acqua. Poi devo stemperare l'agar agar in un pentolino e mentre giro con la frusta, poi sciolgo e porto a ebollizione. Poi unisco il tutto, i due componenti, sia quello caldo che quello freddo, e lo metto nello stampino e lo tengo 4-5 ore finché si solidifica. Abbiamo fatto questa sera la mozzarella vegana
Gli ingredienti sono 2 cucchiaini di fecola di patate, 6 cucchiai di latte di soia non zuccherato, 3 cucchiai di yogurt di soia naturale, sale quanto basta, 1 cucchiaino di panna di soia, 1 cucchiaino di margarina o burro di soia. Si mette la fecola con il latte, si scioglie dentro un pentolino, si aggiunge un po' di sale, poi man mano aggiungo 3 cucchiaini di yogurt di soia, 1 cucchiaino di panna, mescolo il tutto, poi metto il pentolino sul fuoco medio basso, mescolo sempre in continuazione e alla fine aggiungo il cucchiaino di margarina. E mentre diventa tipo colla, vedo che si crea questa mozzarella, spengo il fuoco, con un leccapentola faccio, diciamo, l'impasto della mozzarella e la metto in un contenitore e la metto in frigorifero per 6-12 ore.